Bisogna spiegare che si fa del bene alla Chiesa a condannare, a denunciare il pedofilo, non si fa del male. Purtroppo tra i cattolici ancora alcuni pensano che sia che i panni sporchi si lavano in casa. Don Mauro Leonardi si batte da tempo perché sia inserita la parola pedofilia nel catechismo della Chiesa Cattolica. Anch'io fino a un annetto fa credevo che la parola pedofilia fosse contenuta nel catechismo, quando poi mi sono accorto che non c'era, non credevo ai miei occhi, ma non esiste questa parola. Il concetto, la condanna a pedofilia ovviamente è contenuto nel catechismo, però si usano dei giri di parole, lo si fa entrare nella parola, nel concetto di incesto, di abuso, e allora mi sono fatto promotore di questa iniziativa. Il sacerdote, per raggiungere il suo obiettivo, ha lanciato una petizione, rivolgendosi soprattutto a Papa Francesco. Abbiamo messo un bambino che non può parlare e il concetto è che con la petizione si toglie la mano davanti alla bocca del bambino, gli diamo le parole per dire cosa gli succede. Papa Francesco ha cambiato, ha riformulato il punto in cui la Chiesa condannava la pena di morte. Io credo che si potrebbe fare un altro punto del catechismo in cui esplicitamente si condanna la pedofilia. Moltissimi bambini, bambini e bambine fanno, quindi quelli che sono potenzialmente vittime della pedofilia, fanno il catechismo. Se ci fosse questa parola che fa il catechismo, dovrebbe a un certo punto parlare di che cos'è questo fenomeno, anche di dire che cosa fare quando un caso di pedofilia. Si tratta di dire quando una persona subisce pedofilia deve andare dai carabinieri, non deve andare dal parroco o dal viceparroco. Ci sono persone nel mondo cattolico che osteggiano questo cambiamento che io propongo. Vogliono portare avanti la battaglia ideologica per cui invece la pedofilia deve essere per forza associata all'omosessualità. Per cui dicono, siccome non si dice una cosa, non diciamo neanche l'altra. Chiaramente io so che il mondo scientifico questa cosa dice che non ha nessun fondamento. Io non sono d'accordo con questa impostazione, però è così. Bisogna spiegare che si fa del bene alla Chiesa a condannare, a denunciare il pedofilo, non si fa del male. Purtroppo tra i cattolici ancora alcuni pensano che i panni sporchi si lavano in casa, no? Invece nel caso della pedofilia è fondamentale far capire che questo panno sporco va lavato nella società.